Ciao a tutti, sono Palma Malia, sono un tecnico di judo, provengo dalla New Top Line di San Marcellino che si trova a Caserta. È un territorio abbastanza convulso dal momento che è ad alto rischio di criminalità e dispersione scolastica. Il nostro centro sportivo si trova sul territorio, è radicato da circa 40 anni ed è divenuto un vero e proprio presidio di legalità. In collaborazione e in sinergia con le varie istituzioni cerchiamo di trasformare quello che potrebbe essere motivo di esclusione in occasione. Come? Attraverso percorsi sia sportivi che extrasportivi, incontri con testimonial, ma anche con nutrizionisti, psicologi, che tendono dunque ad allargare gli orizzonti di tutti quanti noi, perché nessuno deve rimanere escluso ed in periferia ed ogni occasione deve essere motivo di rivalsa. Sono Maria Grazia Fiammingo di Catania, ex docente di educazione fisica in pensione e attualmente sono impegnata presso il CUS Catania sezione rugby e anche presso la società sportiva Forfa Sport di nuoto paralimpico. La mia attività quest'anno, da diversi anni, è legata a un progetto lungimirante del CUS Catania con il dottore Mazzoni in prima linea, che attraverso la sezione del rugby e con un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Salute Mentale della SP3 di Catania, con la dottoressa Caulli in prima linea, ha fatto il progetto Benessere Sport. Con questo progetto i pazienti con fragilità psichica vengono al campo sportivo una o due volte alla settimana per ritrovarsi in uno spazio altro, diverso dagli ambienti del Dipartimento di Salute Mentale che sono abituati a frequentare. Si ritrovano quindi a confrontarsi in uno spazio diverso, a fare attività fisica e a sentirsi considerati come atleti e non come pazienti. Il progetto quest'anno si è arricchito anche di altri protagonisti che sono gli studenti di una quinta classe dell'Istituto Polivalente Val di Savoia di Catania ed anche di rugbisti older della sezione rugby del CUS. È nata la squadra dei Liotri, che ha partecipato quest'anno alla sua prima trasferta a Roma per un incontro di rugby con la squadra di rugby mista della Capitolina. Allora, io sono Nyang Hassan, sono l'allenatore della la Rinascita Refugees, una squadra che attraverso la cooperativa dove lavoro, che si occupa di accogliere i migranti. E all'interno di questo progetto abbiamo fatto questa squadra che adesso milita in prima categoria. E all'interno di questa squadra ci sono tutto il mondo rappresentato, ci sono tutti i continenti che stanno lì. E nel nostro piccolo abbiamo pure dei stranieri, tra virgolette, perché abbiamo un argentino, abbiamo un francese, abbiamo pure due italiani che si sono integrati proprio bene, diciamo l'integrazione all'inverso. E dopodiché ci divertiamo, siamo aperti e stiamo facendo un buonissimo campionato. Grazie. Mi chiamo Claudio Pistidda, sono il responsabile sportivo tecnico per quanto riguarda la società sportiva Bulldog Rugby Sassari e da 14 anni ci occupiamo di entrare nelle periferie per poi poter riuscire a lavorare con ragazzi e abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con ragazzi con problemi sicuramente socio-educativi di vario genere, quindi dal socio-economico alla disabilità. Negli anni abbiamo avuto la possibilità di collaborare anche con Save the Children e quindi chiudere questa rete di lavoro e avere la possibilità di creare dopo tanti anni una società sportiva inclusiva con un focus importante ormai nella realtà della nostra zona e con addirittura una serie C delle categorie giovanili inclusive e con l'obiettivo di essere sempre più integrati. Ciao, sono Andrea Bonfiglio, allenatore di calcio della SD Paperino San Giorgio di Prato. Io penso che un allenatore abbia una grande responsabilità verso i propri ragazzi e debba averne la consapevolezza, perché ancor prima che essere un bravo istruttore deve essere un buon esempio per i suoi allievi. E questo è un po' ciò che cerchiamo di fare nell'associazione sportiva del Paperino San Giorgio, dove lo sport ricopre ancora
una dimensione ludica a misura di bambino e di ragazzo. E lo definiamo il nostro calcio sociale. E all'interno di questo calcio sociale proponiamo diversi progetti che prevedono l'inclusione di ragazzi provenienti da diversi territori, da condizioni di disagio familiare, e cerchiamo di integrarli sia nell'attività sportiva che nell'attività ricreativa che la polisportiva porta avanti. Ciao, sono Furio Dioguardi, io lavoro da parecchi anni nel sociale e soprattutto nel settore sportivo sociale. Provengo da attività motorie fatte negli ex ospedali psichiatrici con le utenze anche in carcere, 5-6 anni di attività a Genova Marassi e poi anche con utenza in regime di tossicodipendenza. Da qualche anno mi sono dedicato al sitting volley, ho fondato due società di sitting in Toscana e Liguria e sono anche allenatore. Sitting volley è la pallavolo paralimpica che dà modo a persone disabili fisicamente di giocare insieme a normodotati, per cui si crea un'inclusione particolare e devo dire che diamo modo a persone che hanno avuto sfortuna nella vita con incidenti, traumi, quindi con disabilità acquisite, di potersi rifare nel campo sportivo e quindi di avviare una riabilitazione sportiva tutto tondo, per cui questa è una grande gioia che abbiamo quotidianamente. Buongiorno, sono Massimiliano Ferrarini e rappresento un'associazione di judo e karate denominata SD Judo Karate Club di Milano, che è stata fondata nel 2007. Sono anche non solo il presidente, quindi non solo il responsabile da un punto di vista giuridico, ma anche l'allenatore nonché maestro di karate. Onorato di ricevere questo importantissimo riconoscimento e premio per conto di Sport e Salute, volevo riportare quella che è la nostra esperienza, la nostra attività in ambito sociale, rivolta non solo diciamo ai semplici praticanti, bambini, adulti, adolescenti, ma anche rivolti a persone che hanno necessità o che riguardano particolari categorie sociali. In particolare dedichiamo molta attenzione a ragazzi con disabilità. Abbiamo sviluppato un importante progetto con un ragazzo autistico che è stato coinvolto anche nell'insegnamento, affiancando il maestro. Dedichiamo anche attenzione a, per quella che è la recente situazione della guerra, a quei bambini che sono scappati dall'Ucraina. Abbiamo offerto la possibilità per chi è arrivato a Milano di potersi allenare gratuitamente all'interno del nostro club, offrendogli anche tutto il materiale e l'attrezzatura. Quindi questa è un po' la nostra attività, che non si limita soltanto all'agonismo, ma diciamo ad ampio raggio in ambito sociale. Sono Francesco Giusti, tecnico del Siena Baseball Club, associazione sportiva dilettantistica, che opera sia nell'attività scolastica che nell'attività agonistica, cercando di coinvolgere ragazzi provenienti da vari contesti sociali, quindi bambini e ragazzi di origine italiana, ma anche stranieri dal contesto latinoamericano o asiatico, unendoli nella passione sana per lo sport, facendoli divertire e amalgamare tra di loro in un contesto sportivo che li ponga tutti sullo stesso piano. Mi chiamo Pilan Ampelio, sono di Vicenza, faccio parte del gruppo sportivo Alpini, sempre di Vicenza, il quale è una polisportiva che copre varie specialità, atletica leggera, ciclismo, basking per i disabili, paralimpiadi e tante altre specialità, sia alpinismo, nordic walking e quant'altro. Io in particolare sono istruttore di atletica leggera, istruttore del nordic walking, istruttore di sci e ho lavorato tantissimo con i sordomuti, non vedenti e in particolare ultimamente qua con i malati di Parkinson. Sì, io faccio tutto volontariato
e lavoro per loro e ho delle soddisfazioni enormi in questo campo. Qui siamo venuti un bel gruppo, è venuto a accompagnarmi qua mia moglie e i miei figli, in più il presidente dell'associazione Alpini, il signor Marchiori Lino, e anche Carlo Lorenzo, il quale è presidente del gruppo sportivo Alpini. Lavoriamo nel sociale, il direttore tecnico è Ciro Pillan, il quale mi dà una mano in tutte le attività che io sto portando avanti. Ringrazio tutti, ringrazio di questo invito, di questo premio che avete voluto donarmi. Grazie infinite. Sono Mirko Trasciatti, ho 32 anni, sono della società Unicess, ci occupiamo di scacchi e per me lo sport è inclusione, grazie anche a quello che può fare gli scacchi, che sono praticamente uno sport che abbatte ogni tipologia di muro, sesso, religione o età. E grazie a questo ho avuto modo negli anni di vedere come ragazzi affetti da autismo fossero inglobati all'interno della classe o come dei semplici detenuti potessero avere un percorso rieducativo anche fuori da quelle quattro sbarre in cui sono abituati a stare nel corso degli ultimi anni.